I più forti nuotatori italiani e buona parte di quelli di tutto il mondo nella piscina più bella del mondo. Allo Stadio del Nuoto, l'edizione numero 60 del Sette Colli regala nuove consapevolezze alla nazionale italiana che si presenterà a Parigi con un vero e proprio Dream Team. I 50 d'orso sono uno spettacolo nello spettacolo. Con Michele Lamberti che eguaglia il record italiano di Thomas Chacon, superandolo in finale. Bellissima soddisfazione, anche dopo il 100 di ieri, sono contentissimo di queste gare, poi appunto farlo qua davanti a questo pubblico, in questa piscina, è sempre bellissimo. Quindi primo record italiano in vasca lunga, sono Hai contentissimo. battuto Thomas? Sì, ho eguagliato, quindi il suo record, eguagliare un atleta come lui è un motivo di orgoglio in più. Va benissimo, ci siamo scambiati, lui è più forte di me nei 50, c'è una partenza superiore, quindi sono contentissimo. Poteva battermi perché eguagliare, cioè eguagliare no, dai, poteva fare un centesimo meno così almeno non c'ero più, però dai, contentissimo più per lui che per me. Giacomo Carini trionfa nei 200 farfalla, precede la medaglia di bronzo a Tokyo Federico Burdisso e vola a Parigi. Una gara così non me l'aspettavo in questo tempo qui, però sapevo che potevo far bene dopo la gara di ieri, quindi adesso torno a casa con un'altra mentalità, un'altra convinzione. E all'Olimpiade è sempre una gara un po' a sé stante, quindi sarà un bel divertimento. Pronta a fare le valigie per Parigi anche la 21enne Viola Scotto Di Carlo, terza nei 100 farfalla. E devo ancora realizzare tutto, sono veramente scioccata da quello che è appena successo comunque. Fino a poco fa stavo piangendo. Meravigliosa Sara Franceschi, dopo un grave infortunio, ottiene un secondo posto nei 400 misti e tra un mese disputerà la terza Olimpiade della sua carriera. Ogni volta che entri in vasca è sempre più bella e emozionante, infatti viene sempre la pelle d'oca. È una gara bellissima e infatti sono sempre motivata e vogliosa di venire a gareggiare al Sette Colli. E sicuramente abbiamo fatto un buon lavoro, i risultati sono già venuti quest'anno, quindi abbiamo lavorato tanto e ovviamente l'obiettivo principale sono le Olimpiadi.